sono Raffoni Cristian, abito a Reda di Faenza, ho 17 ettari di terra e in prevalenza faccio frutticoltura di pescicoltura e mele. Ogni anno entro in campo per numerosi interventi con l'ottomizzatore e anche per lavorazioni di terreno di ogni genere. Per questo cercavo una macchina che avesse una buona potenza, bassi consumi e ho scelto il Landini 585. Utilizzo soprattutto questo Landini con l'ottomizzatore, ma anche per l'aratura, l'erpice rotante, i girorami, la trinciatura sia di erba che di potatura. La cabina ha una gran visibilità e ha anche un tettuccio trasparente apribile che mi permette di riuscire a vedere al meglio la lavorazione con la diradatrice meccanica in fiore. Questo Landini 585 monta un motore da 75 cavalli, ha il vantaggio di non avere la D-Blu. Inoltre ha un'alta riserva di coppia che lo rende paragonabile a un 100 cavalli. Quest'anno ho orato un ettaro di terra per seminarci del grano e il trattore tirava bene. Una cosa che mi è piaciuta sono i comandi da terra, che mi danno la possibilità di azionare e disinserire la presa di forza e con la rotella alzare e abbassare il sollevatore, senza mai salire in cabina per attaccare o staccare le attrezzature. La cabina di questo Landini 585 è spaziosa e ha una gran visibilità. Nel mio lavoro torna utile l'inversore elettroidraulico che mi permette di cambiare direzione di marcia, mentre il potenziometro mi dà la possibilità di variare il cambio di direzione di marcia. Questo pulsante mi permette di premere la frizione senza più utilizzare la frizione pedale. Questa leva mi permette di richiamare il sollevatore all'altezza preimpostata. Consiglio questo Landini 585 a tutti gli agricoltori che cercano un trattore versatile, confortevole e potente.